Il modo in cui si forma l'opinione pubblica è influenzato dai pochi che detengono il controllo dei mezzi di informazione, in un sistema che viene definito conglomerato mediatico. Per quanto se ne parli poco, tenteremo di dare una risposta a domande come chi controlla l'informazione e quanto sono indipendenti i canali e i mezzi di informazione. La situazione dell'editoria italiana è assolutamente disastrosa, perché i nostri editori sono tutti industriali, i quali non fanno giornali, non intendono produrre profitto proponendo informazione, ma intendono utilizzare i giornali come strumento di pressione per ottenere piani regolatori, per ottenere quote di banche, per ottenere accordi tra grandi aziende, per ottenere appalti, per ottenere favori, aree fabbricabili, quindi per tutte modalità esterne al business dell'informazione. I singoli giornalisti e i loro direttori sono oggetti di fortissime pressioni, o come addirittura la censura venga interiorizzata, cioè non ci sia più nemmeno bisogno da parte dell'azionista e del direttore di esercitare una censura, è il giornalista stesso che ormai si autocensura, capisce ciò che l'editore non vuole, ciò che il direttore ha l'ordine di non dire e quindi non lo dice. Quindi la paura e l'autocensura domina in tutti i giornali di destra e di sinistra senza distinzione. In Italia la televisione è ancora la principale fonte di informazione, seguita da internet, dai giornali e dalla radio. Rispetto agli anni precedenti la televisione è rimasta stabile, mentre internet ha registrato una forte crescita. È di tutta evidenza invece il declino di giornali e radio. Il mercato italiano dei media è storicamente caratterizzato da un alto grado di concentrazione. Esiste un duopolio costituito dalla concessionaria pubblica Rai e da Mediaset nel settore radiotelevisivo in chiaro, mentre Sky è il principale operatore nella TV a pagamento. Data la crescita dei servizi di streaming, secondo le stime Netflix è attualmente il quarto attore nel mercato audiovisivo italiano. Rai e Mediaset sono anche i principali attori nel settore radiofonico, nel quale hanno rispettivamente il 25% e il 14,2% del mercato, seguiti da Jedi, 9,4%, ed RTL, 8,8%. Nel settore dei giornali la tendenza al conglomerato è attestata dalla prevalenza di pochi soggetti, quali il gruppo Jedi, posseduto da Exor, la holding della famiglia Agnelli, Cairo RCS di Urbano Cairo, Monrif, Caltagirone, Confindustria, CEI e dalla famiglia Angelucci. Salvo rare eccezioni tutti i maggiori attori non sono editori puri, ma come vedremo posseggono anche società attive in altri settori industriali, commerciali e finanziari. Per comprendere le dinamiche di queste concentrazioni vediamo cosa è successo nel 2020. Viene conclusa la vendita della partecipazione del 43,78% di CIR in Jedi, in favore di Giano Holding, società per azioni detenuta da Exor. Dietro questa operazione si è compiuto il passaggio di proprietà del quotidiano Repubblica, Il Secolo XIX, La Stampa, Afposti Italia, Micromega, Radio DJ, Radio M2O, Radio Capital e molto altro ancora. Il tutto gestito da una holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli. Altre fonti determinanti sono quelle algoritmiche, social network e motori di ricerca. Il 54,5% della popolazione italiana accede alle notizie online principalmente da queste fonti, siti e applicazioni di editori tradizionali e servizi di news nativi digitali sono meno utilizzate. Il 19,4% degli italiani dichiara che una fonte algoritmica è il suo principale canale di consumo di notizie. Alphabet e Meta mostrano una posizione egemonica all'interno del panorama digitale per quanto riguarda il consumo di notizie online. I dati del Censis del 2019 mostrano che in Italia i principali intermediari digitali sono Facebook 31,4%, Google 20% e YouTube 11,9%. Con il sistema a scatole cinesi, senza possedere la maggioranza delle sue azioni, il proprietario finale è in grado di controllare i canali attraverso la sua società in cima alla piramide proprietaria.
Ciò rende più difficile riconoscere quale persona fisica o giuridica sia proprietaria. Vediamo alcuni esempi di queste strutturazioni. Dal 1997, le informazioni sulla struttura proprietaria delle società del settore sono raccolte nel ROC, Registro Unico degli Operatori di Comunicazione, tenuto da Agicom. Sebbene la legge 1996-650 obblighi i proprietari dei giornali a pubblicare le relazioni finanziarie sui loro quotidiani, è ancora difficile per i comuni cittadini reperire questi dati. In molti casi, tali informazioni sono accessibili solo pagando una tassa al Registro Nazionale delle Imprese. Inoltre, nonostante Agicom richieda a tutte le imprese del settore dei media in Italia di iscriversi al ROC, per la maggior parte quest'ultimo è off limits per il pubblico. Proviamo a simulare un accesso e una ricerca. Per arrivare alla pagina di consultazione del registro bisogna fare una serie di articolati passaggi. Proviamo ad impostare una chiave di ricerca. Il risultato ottenuto non offre alcun dato utile per una corretta informazione sul reale stato del pluralismo dei media nel paese. Alla concentrazione incrociata, dove gli stessi gruppi sono attivi in diversi settori dei media, esiste una seconda dimensione di interesse che vede i proprietari dei media strettamente connessi a settori economici diversi dall'editoria. Sono presenti nel vicino settore della pubblicità, hanno legami con imprese industriali, immobiliari, della sanità, finanza, energia e non mancano le affiliazioni con la politica. Inoltre, i grandi gruppi appartengono spesso a importanti famiglie di imprenditori italiani.
A proposito di informazione e osservatori, parliamo dell'Osservatorio sulla disinformazione. La Commissione europea ha stanziato 11 milioni di euro per formare una rete di hub, la cui controparte italiana, denominata Italian Digital Media Observatory, è stata affidata alla LUIS, sulla base di non chiare procedure selettive. Paradossalmente, il gruppo GEDI, il Corriere della Sera e RAI, da controllati quali dovrebbero essere, sono invece parte integrante del progetto. Come verranno giudicate le notizie pubblicate dalle loro testate ed emittenti? A capo del progetto italiano troviamo Gianni Riotta, già collaboratore delle suddette testate giornalistiche e con una evidentemente gradita appartenenza politica. Basti pensare che il 50% dei cittadini britannici non crede alla stampa, insieme al 48% degli americani. Il 42% degli inglesi pensa che il governo menta, e il 50% degli americani pensa che il governo menta. Monique Goyens, la direttrice del BEUC, un'unione di 46 associazioni di consumatori europee, ha ben definito le caratteristiche di un organo di controllo. Tra chi controlla non dovrebbero esserci persone che hanno legami con chi deve essere controllato. Le piattaforme online, che collaborano con questi osservatori e li finanziano, non sono solo contenitori di notizie, ma hanno spesso un'agenda politica. Sta diventando molto difficile trovare studiosi non finanziati dalle piattaforme. Ma l'esecutivo europeo difendendo le sue scelte dichiara: la battaglia contro la disinformazione non avviene nel vuoto. Deve essere uno sforzo condiviso tra molti stakeholder. Gli stakeholders non sono altro che portatori di interesse. Quali interessi sono realmente rappresentati? Quelli di chi cerca un'informazione indipendente? Evidentemente, l'interesse della persona comune non coincide con quelli di stakeholders disposti a pagare per influire sui processi informativi.